Diciamo che anche la pandemia ha fatto il suo positivo, la pandemia, quella bolla di pandemia lì, mi ha dato il tempo necessario, giusto, per riaprire i cassetti, riprendere quei ritagli di giornale che tenevo con me dal 2007 circa. Uno in particolare, un articolo di Repubblica del 2005, che iniziava dicendo che fu un pastore a ritrovarli abbracciati tra loro con le mani intrecciate, con una pistola, con il cane ancora armato, un po', diciamo, coperta da un cumulo di sabbia, e un bigliettino al loro fianco con su scritto: "Ce ne andiamo perché non sopportiamo più le ingiurie, i soprusi, le offese, la violenza del nostro paese." Poi l'articolo continuava, era lunghissimo e bellissimo, descrittivo, perfetto. Mi fece immaginare tutto e soprattutto mi faceva vedere questi due corpi e questi due ragazzi abbandonati, completamente abbandonati dal mondo. E quindi scatta quell'urgenza. E lì mi vedo subito dall'altra parte della macchina da presa. È proprio. Quindi io in realtà questo film non l'ho fatto per fare regista, perché avevo questa voglia pruriginosa, devo fare una regia, datemi qualsiasi storia e voglio fare regista. No, quindi quello che avete visto è veramente una parte di me. È veramente una parte di me. Dopo aver letto anche la sceneggiatura abbiamo iniziato ad entrare bene nella storia e di conseguenza nel personaggio. È entrato poi anche Samu in questa grandissima squadra, è stato tutto più facile perché io sono stato un po' la sua spalla e lui è stato la mia e quindi c'è stato un lavoro molto collettivo e fatto di insieme. No, da subito ero un po' spaventato perché comunque era un ruolo che richiedeva una responsabilità di raccontare la storia di questi due ragazzi arrivati a morire per l'amore, quindi ero un po' spaventato dall'idea di avere questa responsabilità addosso. Girando Strinza d'Amore ho capito realmente il valore di questo mestiere che può riportare le persone in vita. Ed è un mestiere magico, penso che, cioè spero che possa essere il mio futuro. Ho scoperto delle persone bellissime, ho portato a casa tanti rapporti umani che sono sicuro che resteranno a vita, quello con loro due principalmente, ma anche con tutti gli altri attori da cui ho rubato tanto. Soprattutto un'altra cosa da raccontare molto importante, quindi penso che La aspettiamo, ovviamente. tornerò dietro la macchina da presa, ma sempre perché dovevo dire un paio di cose, tre, che hanno a che fare con questo tipo di racconto.